Benvenuti allo spettacolo delle finali giovanili, categoria giovanissimi. Il buongiorno dal Pala San Nicolò da parte di Francesco Puma. Sacra Famiglia contro la Meridiana, finale per il primo e il secondo posto. Si affrontano una squadra di Rovereto, ovvero la Sacra Famiglia, e una di Catania, la Meridiana, campione d'Italia 2 anni fa, sempre nella categoria giovanissimi. Inno di Mameli. Salutare i 43 passa visitatori che sono sul nostro canale di YouTube. Ricordiamo che la Sacra Famiglia è arrivata fin qui dopo aver eliminato nei quarti di finale per 5-1 l'Acqua e Sapone M Gross, e in semifinale ha fatto fuori per 4-3 i pugliesi delle medaglie d'oro. Cammino più agevole per la Meridiana, che ha vinto per 4-1 contro l'Aosta e ieri per 7-0 contro l'Arci Scampia. Passiamo alla lettura delle formazioni. Sacra Famiglia che schiera in lista Lela, Yaya Magdar, Peterlini, Voltolini, Zaccaria Magdar, Davide Baroni, Onzaka, Rizzello, Zoraudi, Carella, Tognotti e Pedri. L'allenatore è il tecnico Fasanelli. Risponde la Meridiana con Zuccalà, Rinaudo, Lanzafame, D'Arrigo, De Mauro, Di Grazia, Mirone, Pulvirenti, Coco, Anastasi, Scuderi e Mollica. Il tecnico è D'Arrigo, dirigono l'incontro Stefano Massacesi di L'Aquila, Domenico Di Paolo di Teramo, il cronometrista è Daniele De Silvestre di Teramo. Foto di rito per le due squadre. Vediamo inquadrata la Sacra Famiglia in maglia rossa con pantaloncini bianchi e calzettoni rossi. Momento di carica per la Meridiana dall'altra parte del campo. In maglia bianca con contorni azzurri, pantaloncini azzurri, calzettoni bianchi. Foto anche per la Meridiana. Prima di questa gara alle 10 al Pala Acquaviva, al Pala Sport di Martinsicuro ed anche qui al Pala San Nicolò, dove nello scorso dicembre la nazionale italiana ha disputato un amichevole contro la Polonia, dicevamo, si sono giocate le finali in cui si assegnavano le posizioni dall'ottavo al quinto posto. Questi i risultati: nella finale per il settimo e ottavo posto l'Acqua e Sapone M Gross ha vinto per 6-2 contro la Teleco Cagliari. L'Istori Roma 3Z si è classificata al quinto posto vincendo per 3-1 contro l'Aosta, mentre sul podio è salita l'Arci Scampia che con una vittoria per 9-8 al termine dei tiri di rigore si è imposta contro le medaglie d'oro. Foto di gruppo nel vero senso della parola, abbracci da parte di entrambe le squadre.
e poi sarà tutto pronto per il fischio d'inizio con la Sacra Famiglia che attaccherà da sinistra verso destra della nostra web TV. Risponderà la Meridiana, come detto già campione d'Italia 2 anni fa, che attaccherà da destra verso sinistra. Sono 2 anni che lo scudetto giovanissimi finisce in Sicilia. L'anno scorso se l'è aggiudicato la Cireale, che quest'anno non è andata nelle finali scudetto con i giovanissimi, ma con gli allievi che alle 16 saranno di fronte al Napoli per l'altra finalissima. Minuto di raccoglimento in ricordo dei caduti della Prima Guerra Mondiale. A fianco a me anche Francesco Corda per un commento tecnico. Due squadre schierate al centro del campo, darà il calcio d'inizio la Sacra Famiglia. Si parte. Onzaka al centro del campo per Voltolini, ancora Onzaka, era in dubbio ieri per giocare la semifinale, c'è un retroscena, aveva anche detto al suo tecnico che non ce l'avrebbe fatta durante il riscaldamento, mentre Fasanelli gli ha detto prova a giocare, prova a scaldarti a una semifinale, non puoi non giocarla, alla fine è riuscito a giocarla, ha anche segnato e adesso eccolo qui in finale a contrasto con D'Arrigo. Onzaga va col destro e subito il vantaggio della Sacra Famiglia, passano 40 secondi di gioco, gol di Onzaga, 1-0 Sacra Famiglia, è già esplosa la partita, la Meridiana è sotto. Prova adesso a reagire, attenzione, subito pericolosa e ecco il pareggio, 1-1, Rinaudo, inizio scoppiettante di questa finale, 9 secondi dopo è pervenuta già al pareggio la Meridiana con Rinaudo, 2 gol dei numeri 7, si riparte, come se non fosse successo nulla, 0-0. Francesco, un grande inizio, 2 gol nello spazio di 9 secondi, davvero speravamo in una finale emozionante, ma qui andiamo già oltre le nostre aspettative. Attenzione adesso alla Meridiana in possesso di palla, scarica subito il tiro D'Arrigo, non inquadra lo specchio della porta, altra buona occasione per la formazione catanese, predica la calma adesso la Sacra Famiglia e prova a girar palla con il capitano che lancia lungo per Rizzello, controlla questo pallone Rizzello, prova ad andarsene, ancora Rizzello, perde la sfera, contropiede catanese, capisce tutto Carella che butta la palla, rimessa laterale in favore della Meridiana, battuta da Pulvirenti, D'Arrigo dall'altra parte per De Mauro che non riesce a tenere in campo la sfera. Rimessa laterale dall'altra parte, va a batterla D'Arrigo. 1-1, 13:26 al termine del primo tempo. Uscita pressing della Meridiana, attenzione adesso al lancio lungo per Rinaudo. Altra rimessa per la Meridiana. Rinaudo da palla e va via, la scambia con D'Arrigo, dall'altra parte ancora D'Arrigo in posizione centrale, può provare con la punta, ancora un tiro fuori,
Voltolini lungo con il sinistro per Rizzello. Si studiano adesso le due squadre dopo che è successo tutto in 9 secondi. Vantaggio di Onzaka, pareggio di Rinaudo, 1-1. D'Arrigo esce molto bene, palla al piede, D'Arrigo si accentra, serve il suo compagno sulla destra, ancora D'Arrigo può provare con la punta, murato da Voltolini, gran classe di D'Arrigo e ottima visione di gioco la sua. Destro qui di De Mauro, non inquadra lo specchio della porta, meglio la meridiana in questi primi minuti. Attenzione a D'Arrigo che la piazza, palo e poi il gol. Vantaggio della meridiana, 2-24, 2-1 la meridiana. Gran gol di D'Arrigo che con il piatto destro ha colpito il palo e la palla poi è finita in rete. Continua in pressione la meridiana, in difficoltà la Sacra Famiglia che prova ad uscire dalla marcatura, non ci riesce. Rinaudo punta il diretto avversario, poi sbaglia Rizzello, problemi nel controllo, non riesce a tenere il campo il pallone, rimessa laterale per la meridiana già battuta. De Mauro per D'Arrigo, detta il tempo il numero 10, De Mauro, ancora D'Arrigo all'interno del cerchio di centrocampo, sovrapposizione per lui, De Mauro dall'altra parte, D'Arrigo, Rinaudo, palla al centro, Voltolini capisce tutto, deve far salire la squadra, Rizzello preferisce l'azione personale, perde il pallone, allora Pulvirenti si invola sulla fascia, Pulvirenti al centro, c'è Rinaudo, ha provato a servirlo, guadagna comunque una rimessa laterale, Pulvirenti che andrà a battere in questo istante, attenzione ai movimenti, D'Arrigo, palla murata da Rizzello, può partire il contropiede, solo contro tutti Onzaka, 1-3, perde il pallone, ma è ancora della Sacra Famiglia che agisce con Rizzello. E poi scaraventa la sfera in rimessa laterale. Sta per passare il quarto minuto di gioco, prima sostituzione per la Sacra Famiglia, dentro Baroni, fuori Onzaka. L'autore del momentaneo 1-0. Tra l'altro Onzaka sta abbandonando il terreno del gioco per dirigersi negli spogliatoi, non sappiamo per quale motivo. Attenzione adesso a Rinaudo, poi D'Arrigo va col destro ancora un'altra volta, sfiora il palo ma c'è stata una deviazione, calcio d'angolo per la meridiana, chiamato allo schema numero 1 D'Arrigo. Non è fortunato nel rimpallo, rimessa dal fondo Sacra Famiglia, altro cambio, dentro Yahya Makdar, fuori Carella. Eccolo in possesso, Yahya Makdar perde il pallone, attenzione al contropiede, D'Arrigo si accentra, D'Arrigo va col destro, Rinaudo non riesce nella zampata vincente, ma che classe D'Arrigo, sta uscendo in questo momento per far posto a Lanzafame. Pulvirenti per De Mauro, Lanzafame va col destro, anzi era Pulvirenti, non inquadra lo specchio della porta, 2-1 per la meridiana contro la Sacra Famiglia. Lungolinea per Rizzello, guadagna una rimessa laterale che si incarica di andare a battere Baroni. Controfallo, la palla era in campo.
Pulvirenti per De Mauro. Rinaudo non controlla il pallone. Rimessa per Baroni, questa volta battuta bene. Voltolini. Yahya Makhdar prova il dribbling, non gli riesce. Ancora rimessa per la Meridiana. Rinaudo per Lanzafame, ancora Rinaudo, Pulvirenti. Lancio lungo di De Mauro, troppo, finisce fra le braccia di Lela che lancia lungo. Controllo di petto di Rizzello, si riaffaccia dalle parti di Zuccalà, la Sacra Famiglia, che adesso ha una rimessa laterale. La palla era per Rizzello, tiro di Yahya Makhdar, altra rimessa. Rizzello. Palla forte dentro per Baroni, attenzione al contropiede, interrotto per il momento da Voltolini, difende la palla con la suola Rinaudo, prova a servire De Mauro, non ci riesce, e allora Rizzello, rimessa a Sacra Famiglia. Sbaglia qui Baroni, contropiede Meridiana, non tiene il pallone in campo Lanzafame. Voltolini per Yahya Makhdar. Baroni prova il dribbling, cambio Meridiana, dentro Di Grazia, fuori Rinaudo. Lancio lungo a scavalcare l'attacco della Meridiana. De Mauro al centro per il neo entrato Di Grazia, che gira il pallone per Pulvirenti. Lanzafame, Di Grazia doveva andare con il sinistro, o quantomeno ha provato a servire sul secondo palo il suo compagno senza riuscirci. Rimessa Meridiana. Baroni guadagna una rimessa laterale. Palla persa però, allora parte il contropiede con Pulvirenti, calcio d'angolo. Pronto un altro cambio per la Meridiana, che lo effettuerà prima di battere questo angolo. Rientra D'Arrigo, classe 2000. Scavetto per De Mauro, e per poco la Meridiana non sigla il 3-1 con Di Grazia, che stava per arrivare sul secondo palo. Lanzafame chiama lo schema numero 1, D'Arrigo. D'Arrigo fa tutto da solo, va col destro. Altra rimessa, che si incarica di battere ancora una volta Lanzafame. Di Grazia scambia con D'Arrigo. D'Arrigo fa tutto da solo. D'Arrigo, ancora lui, la palla forse era rivolta per Di Grazia. Altro cambio dentro Onzaka, che aveva inizialmente portato in vantaggio
la Sacra Famiglia che adesso è sotto di una rete. Francesco, quasi 8 minuti sul cronometro in questo primo tempo, mi sembra marcata la superiorità della Meridiana che poco fa ha preso anche un palo esterno con Di Grazia, sicuramente D'Arrigo, il numero 10, elemento di maggior talento che si è messo in evidenza in questi primi minuti. I ragazzi siciliani hanno avuto un avvio shock, 40 secondi sotto, ma hanno rimontato e ora controllano le operazioni. Attenzione a D'Arrigo che fa tutto da solo, ancora D'Arrigo dall'altra parte per Di Grazia, ancora una volta vicino al gol del 3-1, ma chiaramente è D'Arrigo che può spostare gli equilibri di questa partita e lo prova a fare in questo momento con la punta, pallone murato e poi la parata di Lela, calcio d'angolo in evidente difficoltà la Sacra Famiglia, altri cambi per la formazione di Rovereto, rientra Carella, fuori Yaya Makdar. Qui ancora una volta un colpo da biliardo di D'Arrigo. D'Arrigo, attenzione che si accentra. De Mauro, capisce tutto Onzaka. Rimessa battuta da D'Arrigo, De Mauro, D'Arrigo. Spalle alla porta, D'Arrigo si gira, attenzione perché Onzaka ha preso una botta al volto. La rimessa sarà per la Meridiana che probabilmente restituirà il pallone alla squadra avversaria. Francesco, fra l'altro D'Arrigo e Rinaudo, proprio gli autori dei due gol dei ragazzi siciliani che sono i giocatori più prolifici della Meridiana, prima di questa finale avevano realizzato 4 reti Rinaudo e 3 D'Arrigo in questa final 8, ora passano a quota 5 e quota 4, mentre nella Sacra Famiglia 3 gol Rizzello e Voltolini, mentre Onzaka non aveva mai segnato prima del gol di questa finale. D'Arrigo centralmente per Di Grazia che si gira e conquista un calcio d'angolo. D'Arrigo vorrebbe il pallone ma è troppo lontano dal gioco. Lanzafame batte stavolta una rimessa laterale servendo D'Arrigo che prova a saltare l'avversario. D'Arrigo con la punta, Lela. Riflessi provvidenziali per il numero 1 della Sacra Famiglia che devia il pallone in calcio d'angolo, che si incarica di andare a battere ovviamente D'Arrigo. Lela, lungo, troppo però D'Arrigo. Se ne va con la suola, serve Di Grazia, dall'altra parte c'è Pulvirenti, anzi Lanzafame. D'Arrigo, con il destro, l'ala, ancora una volta si fa trovare pronto Lanzafame per Di Grazia. Lanzafame al centro, in difficoltà la Sacra Famiglia. Pronto un altro cambio per la Meridiana. D'Arrigo si fa vedere, va con la punta, calcio d'angolo. Passaggio sbagliato, attenzione al contropiede della Sacra Famiglia con Onzaka che supera il suo avversario. Onzaka riesce a tenere in campo il pallone, ma il possesso è della Meridiana che se ne va benissimo con Di Grazia. Destro di poco fuori, altra azione pericolosa della formazione catanese. Ottima azione qui di Di Grazia, è andato via secco all'avversario diretto, lo ha disorientato con una finta, si è portato il pallone avanti, ha tentato il diagonale,
la palla è uscita di pochissimo. È rientrato Rinaudo, intanto ha cambiato anche la Sacra Famiglia. Spalle alla porta Rizzello, prova a girarsi, a far tutto da solo, ci riesce Rizzello, palo, non c'è la deviazione del portiere secondo gli arbitri. Si rivede la Sacra Famiglia vicina al gol del pareggio con un'azione personale di Rizzello. Sicuramente è questa la tattica che devono provare i giocatori della squadra trentina, appoggiarsi sul loro pivot che, come abbiamo detto prima, è il loro elemento più prolifico. Qui si è girato bene, è riuscito ad andare alla conclusione, è stato sfortunato perché ha colpito il palo esterno. Attenzione alla puntata di D'Arrigo che impegna Lela in due tempi, lancio lungo. D'Arrigo capisce tutto, poi perde il pallone Lanzafame commettendo anche fallo, primo fallo della Meridiana. ...3:57 la conclusione del primo tempo. Francesco, ricordiamo, giovanissimi, 15 minuti di tempo effettivo per ciascuna frazione di gioco, a differenza di Allievi e Juniores che ovviamente giocano 20 e 20 come nei campionati nazionali. Accenna una leggera pressione adesso anche la Sacra Famiglia, ma esce bene, benissimo la Meridiana con D'Arrigo sul secondo palo. Attenzione adesso al destro di Pulvirenti ed eccolo qui il 3-1 a 11:26 del primo tempo, 3-1 realizzato da Pulvirenti, Sacra Famiglia in evidente difficoltà. E infatti in questi istanti il tecnico Fasanelli chiede il time out. Francesco, perfetta l'azione della Meridiana qui, D'Arrigo stavolta ha vestito i panni dell'uomo assist, ha servito il compagno Pulvirenti che si è portato leggermente avanti il pallone con la suola, puntata secca, ha tolto letteralmente il tempo al portiere avversario che è rimasto bucato, mi è sembrato il pallone gli sia passato sotto le gambe. Il 3-1 mi sembra di poter dire ci sta tutto per quello che abbiamo visto in questi primi 11 minuti e 26 di gioco. Sono due anni di fila che due squadre siciliane vincono la Final Eight della categoria giovanissimi. In realtà da quando è stata istituita questa manifestazione sono tre le società che si sono aggiudicate lo scudetto. Per la prima volta è stata il Sant'Agata Calcio Messina nel 2009-2010, poi nel 2012-2013 appunto la Meridiana e l'anno scorso la Cireale. Si riprende a giocare. Carella contro Pulvirenti, serve lungolinea Rizzello, c'è un fallo ma della Sacra Famiglia, addirittura ha perso uno scarpino il capitano De Mauro. De Mauro che è il baluardo difensivo della squadra siciliana, gioca da ultimo dietro, spesso gli tocca occuparsi di Rizzello, il giocatore più probabilmente più talentuoso degli avversari. Finora il duello possiamo dire che l'ha vinto il capitano della Meridiana, Francesco. Tre minuti al termine del primo tempo, la Meridiana 3, Sacra Famiglia 1. Si rivede qui la formazione di Rovereto con un destro di Rizzello che impegna Zuccalà.
Rinaudo, ecco che arriva da Rigo in due tempi Lela e poi lancia lungo per Baroni, troppo però, perché c'è De Mauro che con il fisico lascia sfilare questo pallone in rimessa dal fondo. Pulvirenti, D'Arrigo, De Mauro, lungo linea per Pulvirenti, troppo lungo il suo pallone. Questa volta riparte palla al piede la Sacra Famiglia con Voltolini. Ecco che arriva il lancio lungo. Carella in banda per Rizzello, impossibile per il numero 8 controllare questo pallone. ...130 secondi di tempo effettivo al termine del primo tempo. D'Arrigo, bellissima palla per De Mauro sul secondo palo, ha sbagliato il tempo Rinaudo, ma gran palla di D'Arrigo a tagliare tutto il campo. Bellissima, bellissima trama di uscita pressing dei ragazzi siciliani, davvero D'Arrigo con una magia ha liberato il suo capitano che ha cercato in modo altruistico lo scarico sul secondo palo ma non è riuscito a trovare il compagno. Attenzione qui a Rizzello che prova a far tutto da solo, conquistando e guadagnando un calcio d'angolo che si carica di andare a battere Baroni. Con il sinistro forte al centro dell'area di rigore c'è stata una deviazione, rimessa laterale sul pallone Carella stavolta. Lungolinea più dietro c'è anche Voltolini, ma si preferisce il pallonetto a tagliare il campo di gioco, il pala San Nicolò di Teramo. Ancora Sacra Famiglia in attacco, 1.34 al termine del primo tempo, deviazione di Pulvirenti che per poco non ingannava Zuccalà, calcio d'angolo. Non c'è fallo qui. Carella, Zuccalà, finisce tra le sue braccia il pallone. Questa volta mal calibrato il passaggio di D'Arrigo. Francesco, è andata bene nell'azione precedente alla meridiana perché sulla rimessa di Carella la deviazione di testa di Pulvirenti aveva letteralmente messo fuori causa il suo portiere Zuccalà. Il pallone è uscito veramente di un niente alla destra della porta della meridiana. Si resta sul 3-1, ancora un minuto da giocare in questo primo tempo. Vorrebbe andare al riposo con un solo gol di svantaggio la Sacra Famiglia. Per farlo deve segnare una rete in questi 58 secondi restanti prima della sirena che manderà le due squadre negli spogliatoi. De Mauro tiene palla la meridiana, schiacciando in pochissimi metri la Sacra Famiglia. Qui altra deviazione, calcio d'angolo a 38 secondi dal termine del primo tempo. Una delle ultime azioni, avanza Voltolini, andrà probabilmente lungo, fa tutto da solo Baroni, non inquadra però lo specchio della porta, non c'è calcio d'angolo. Pulvirenti prova a far tutto da solo, Pulvirenti di testa, D'Arrigo, 4-1, 19-43, 4-1 della meridiana con D'Arrigo. Beffa nel finale questa per la Sacra Famiglia, che forse non meritava uno svantaggio così ampio. Qui un pizzico di fortuna per i siciliani, Pulvirenti ha vinto un rimpallo, è stato bravo però e reattivo a tornare sul pallone. Il servizio per il suo numero 10, che mi è apparso con la testa, abbia ingannato il portiere avversario Lela, forse un po'
un po' poco deciso in questa uscita, poteva probabilmente far meglio, deve raccogliere per la quarta volta il pallone in fondo al sacco. Altro lancio lungo a 2 secondi dal termine del primo tempo. Ed eccolo il suono della sirena, termina qui la prima frazione di gioco al Palla San Nicolò di Teramo in questa finale della categoria giovanissimi della Final 8. La Meridiana 4, Sacra Famiglia 1. Noi ci sentiamo per il secondo tempo, a tra poco.
Tutto pronto per la ripresa del gioco di questo secondo tempo della finale giovanissimi tra Sacra Famiglia e la Meridiana, con quest'ultima che nella ripresa sta attaccando da sinistra verso destra della nostra web TV. Sappiamo che siete sempre di più, quindi cogliamo ancora una volta l'occasione per salutare tutti voi che ci state guardando. La Meridiana che conduce 4-1. E adesso va vicino al gol del 5-1, anzi lo realizza. 5-1 a firma di Pulvirenti. E la partita sembra ormai pendere verso la formazione di Catania. 5-1 di Pulvirenti quando sono passati 34 secondi di gioco di questo secondo tempo. Ancora una volta reattivo il numero 11 dei siciliani, la sua prima conclusione era stata respinta da un avversario, si è affiondato sul pallone vagante e da due passi non ha lasciato scampo all'Ela. Certo, Francesco, se sperava in questa ripresa per rimettere in equilibrio l'incontro la Sacra Famiglia, l'inizio non è dei più incoraggianti per i ragazzi di Rovereto. È dura, molto dura per la Sacra Famiglia, che ci prova adesso con Voltolini, sinistro dalla distanza, parata ottima di Zuccalà che si fa trovare pronto e rilancia i suoi con il destro di D'Arrigo, che non inquadra di poco lo specchio della porta. È solito tirare con il piatto, piazzare il pallone, questa volta ha provato con la potenza. Gran bel tiro del numero 10. Rimessa a Sacra Famiglia con Voltolini, lungo come sempre per Rizzello, difende bene però la Meridiana in possesso del pallone con D'Arrigo, lo scambia con Pulvirenti. D'Arrigo lungo linea d'esterno per Rinaudo, la palla esce fuori, rimessa catanese, Pulvirenti. D'Arrigo, bellissima palla per Rinaudo che poteva servire al centro dell'area di rigore. Sia D'Arrigo che Pulvirenti ha preferito tirare, conquistando comunque un calcio d'angolo sul dischetto D'Arrigo. Ecco Rinaudo, D'Arrigo, Pulvirenti, rimessa Meridiana. Rinaudo, D'Arrigo, Pulvirenti, torna indietro, De Mauro, va dal portiere, ancora De Mauro, palla lunga, riparte in contropiede Onzaka, Rizzello, Onzaka col destro e si riapre la partita. Gol del 5-2 della Sacra Famiglia, che è viva e lo ha dimostrato in questo istante. Doppietta di Onzaka. A 2:11 del secondo tempo. Francesco, dà segnali di risveglio la squadra della Sacra Famiglia. Qui è una buona transizione, lo scarico per Onzaka che di destro ha battuto Zuccalà e quindi ha riportato in partita i suoi. 5-2, 12:37 da giocare, il tempo c'è. Pulvirenti, Rinaudo, ancora Pulvirenti, spalle alla porta, Rinaudo, D'Arrigo, destro al volo, che gol di D'Arrigo, destro al volo sotto al 7, ristabilite le distanze tra la Meridiana e Sacra Famiglia. D'Arrigo, 6-2.
Gran gol. Francesco, un capolavoro di questo ragazzo, un destro al volo dalla lunga distanza, davvero non ha lasciato scampo all'Ela, quindi dopo solo 25 secondi i ragazzi siciliani rimettono a 4 gol di distanza la Sacra Famiglia e diciamo che per il premio MVP c'è già un forte indizio. Attenzione adesso a Pulvirenti, Rinaudo, calcio d'angolo che si incarica di andare a battere D'Arrigo, mentre è pronto un cambio per la Meridiana, sta per entrare Di Grazia. Movimento di Rinaudo, servito adesso in questo istante, Rinaudo al centro per Coco, entrato da poco, ha fatto il suo esordio in questa finale scudetto della categoria giovanissimi. Fuori Rinaudo, dentro Di Grazia. D'Arrigo per Pulvirenti, Coco. D'Arrigo, passaggio sbagliato, Coco. Pulvirenti, torna dietro da D'Arrigo, il metronomo della Meridiana. D'Arrigo con l'esterno, Pulvirenti, Coco. Non riesce nella zampata vincente. Occasione nitida per il settimo gol, non è stato reattivo qui Coco sul secondo palo perché il compagno gli aveva servito un assist veramente d'oro. D'Arrigo ruba il pallone, D'Arrigo prova a far tutto da solo, c'è fallo. Mentre c'è stato un avvicendamento in porta durante l'intervallo, nella Sacra Famiglia c'è Pedri, William Pedri, classe 2002. Non è l'unico 2002 tra la Sacra Famiglia, c'è anche Luca Tognotti. Sono tutti del 2000 e del 2001, anzi soltanto uno del 2001, Anastasi, tra la Meridiana. Davvero un'ottima formazione. Sul pallone adesso D'Arrigo. Di punta D'Arrigo. La palla è ancora per lui, D'Arrigo. 7-2 al quarto minuto di gioco. La sta vincendo praticamente da solo questa finale. 7-2. E adesso fa posto a Mirone, che fa il suo ingresso in campo. Evidentemente il tecnico della formazione catanese vede vicino questo scudetto e sta dando anche spazio a chi ha giocato meno in questa Final Eight che si sta disputando qui a Teramo e a Martinsicuro in Abruzzo. Tra l'altro D'Arrigo, Francesco, non so se l'abbiamo ricordato in cronaca, ma D'Arrigo figlio d'arte, perché l'allenatore della Meridiana è proprio suo papà. Lo ha cresciuto bene. Lo ha cresciuto bene, sicuramente non possiamo dire che abbia occhi di riguardo, perché indubbiamente suo figlio merita assolutamente di giocare. Mirone scambia con Coco. Pulvirenti. Fallo. Chiede scusa Yahya Makdar, che è rientrato da poco. Mirone, rimessa laterale per la Meridiana a 10:27 dal termine del secondo tempo. Meridiana che conduce 7-2 contro la Sacra Famiglia. Francesco, magari possiamo approfittarne anche per ricordare gli altri appuntamenti in diretta streaming oggi sulla nostra web TV. Attenzione qui al pallonetto delizioso di Di Grazia, che trova l'8-2. Adesso dilaga la Sacra Famiglia a 4:49 del secondo tempo, 8-2 di Di Grazia, tutto molto bello.
Prima di ricordare i prossimi appuntamenti, allora ricordiamo quanto è stato fatto fino a questo momento nella categoria giovanissimi. Il settimo posto è andato all'Acqua e Sapone Megrosse, che ha vinto per 6-2 contro la Teleco Cagliari. Il quinto posto se l'ha aggiudicato l'History Roma 3Z grazie alla vittoria per 3-1 contro l'Aosta, mentre è salita sul podio l'Arci Scampia dopo aver battuto per 9-8 al termine dei tiri di rigore i pugliesi delle medaglie d'oro. Anche di grazia dunque va referto. Francesco ci ha provato un paio di volte, ha preso anche un palo esterno nel primo tempo, qui un bellissimo gesto tecnico, un pallonetto sul portiere, anche se obiettivamente la difesa della Sacra Famiglia si è fatta trovare impreparata questo lancio direttamente dalla difesa della Meridiana, ha liberato il numero 5 in maglia bianca, che con un pallonetto ha infilato l'ottavo gol. Pulvirenti pressato da Yahya Makhdar, difende palla di grazia, lo fa molto bene, la difende anche il giovane Mirone, ma è costretto al calcio d'angolo battuto in questo momento, tiro svirgolato qui, addirittura rimessa laterale, è pronta ad entrare anche il secondo portiere della Meridiana. Dentro anche Mollica. Secondo portiere della Meridiana che è addirittura un esordiente, appunto dicevamo Anastasi. Di grazia per Mollica, scambia ancora con Coco, di grazia, spalla la porta, difende il pallone, lo perde. Voltolini col sinistro. Zuccalà, forse una delle ultime parate della sua finale. Coco, di grazia. Si rifugia in rimessa laterale Mirone. Gonzaga. La palla esce. Zuccalà. Apre il gioco per Coco che è a campo. Avanza con la suola Coco. Coco va a servire. Mollica, calcio d'angolo ed è arrivato il momento del cambio portiere. Dentro l'esordiente Scuderi in tutti i sensi. Anastasi credo sia, Francesco, perché è indicato senza numero. Sì, Anastasi, mi correggo. 7:55 da giocare, partita saldamente in controllo della Meridiana, 8-2. Controfallo. Ritmi non altissimi, Francesco, dobbiamo dirlo, evidentemente la situazione di punteggio scoraggia un po' i ragazzi in maglia rossa che non accelerano, anche perché ogni qualvolta hanno provato a farlo sono stati puntualmente puniti dai ragazzi siciliani. Zrodi, anche lui è entrato da poco. Voltolini per Yahya Makhdar,
perde il pallone, Voltolini lo spedisce in rimessa laterale, fuori Yahya Makhdar, dentro Peterlini. Coco scambia con Mirone. Di Grazia, se ne va molto bene Di Grazia, va a servire Mollica. Coco, gran bel possesso palla della Meridiana, adesso Di Grazia controlla il pallone con la suola, una piroetta di Di Grazia, calcio d'angolo. Ottima azione questa della formazione catanese, a 6:45 come ricorda lo speaker del Palla San Nicolò di Teramo, dal termine della finale giovanissimi. Altro calcio d'angolo. Di Grazia, angolo sbagliato, anche il controllo non eccelso di Coco, rimessa laterale per la Sacra Famiglia, palla persa, attenzione a Mollica, gioco di gambe di Mollica, c'è un fallo, è il terzo, e anche un'ammonizione per Voltolini. Dentro Scuderi. Va con la punta Mollica. Voltolini. Peterlini. Makhdar per Voltolini. Arpiona questo pallone Mollica, prova a servire Mirone ma non ci riesce, allora Voltolini, Makhdar, sale in pressione la Meridiana, Zrodi, Makhdar non riesce a tenere il pallone in campo, si tratta di Zaccaria, di non Yahya. Mollica fa tutto da solo, va a servire sulla corsa Scuderi che si fa ipnotizzare da Pedri. Buona la parata del portiere che sta giocando questo secondo tempo al posto di Lala, Lela. 5:15. Coco per Mirone, ancora Coco, perde il pallone, Zrodi, Zaccaria, Makhdar, Peterlini, Coco in anticipo, fa valere il suo fisico, ancora Coco, Zrodi. Rimessa a Sacra Famiglia. Peterlini. Francesco, i due allenatori stanno facendo un po' ruotare tutti gli effettivi a loro disposizione, mancano
4 minuti e 20, ormai la partita sembra abbastanza incanalata, vedremo se in questi ultimi 4 minuti ci regalerà altre emozioni e altri gol. Tanto stanno arrivando anche le squadre degli allievi che tra pochi minuti giocheranno le rispettive finali per una posizione tra l'ottava e il primo posto. Zrodi difende questo pallone, si gira, Zrodi contro Coco, gioco di gambe del numero 9, lo supera con un tunnel, non Mirone. Poi Coco, palla di poco fuori, non è inquadrato lo specchio della porta Coco, ma sta giocando sicuramente un'ottima partita. Adesso esce per far posto al numero 4 Lanzafame. Non è stato fortunato il numero 9 siciliano, perché qualche minuto fa, lo ricordiamo, in quell'azione che lo aveva liberato sul secondo palo, il suo tocco non è riuscito a inquadrare lo specchio della porta. Stesso destino per questo tiro di piatto da buona posizione. Attenzione adesso a Mollica, fa tutto da solo, palla al lato, fuori Zrodi, dentro Tognotti, il più piccolo di questa partita, classe 2002. Voltolini, Zakarin Makhdar, non c'è fallo secondo gli arbitri. Qua prova il numero Mollica, non gli riesce, poi in scivolata Mirone, molto bravo il numero 3. Makhdar, ancora un numero di Mollica, palla troppo lunga questa volta per Mirone, rimessa laterale in favore della Sacra Famiglia quando mancano 2 minuti e 43 secondi di gioco. Meridiana in vantaggio 8-2. La Meridiana che con ogni probabilità si laureerà campione d'Italia a livello giovanile con i giovanissimi per la seconda volta nella sua storia dopo il successo nel 2012-2013 nelle finali giocate sempre qui in Abruzzo a Montesilvano e Pescara. Porta fortuna questa regione ai siciliani. E a seguire alle 16, vi ricordiamo, ci sarà un'altra squadra siciliana, la Cireale, che si contenderà lo scudetto degli allievi con i campioni d'Italia in carica del Napoli. Attenzione qui a Lanzafame. Ancora Lanzafame, prova a scambiare con il suo compagno. Possesso palla Meridiana. Cincischia col pallone, qui Mirone. Mollica. Troppo lezioso qui, Mollica. Perde la sfera in traiettoria, capisce tutto Lanzafame. Per Scuderi. Lanzafame. Bisogna comunque fare i complimenti alla Meridiana, perché va detto che anche quando sono entrate quelle che possiamo considerare le seconde linee, il livello tecnico non si è abbassato per niente, anzi. Assolutamente, abbiamo visto elementi molto interessanti sia dal punto di vista tecnico che dell'agonismo. E sicuramente un successo che è meritato, Francesco, possiamo dirlo. Giovanissimi che continuano a parlare siciliano. Credo che questa sia la settima edizione da quando è stato istituito lo scudetto della categoria. Con questo successo della Meridiana diventano 6 successi su 7 edizioni. Solo la Lions Chioggia ha spezzato la tradizione. Sicilia, che lo ricordiamo, alle 4 avrà un'altra sua rappresentante su questo stesso parquet, la Cireale, che sfiderà i detentori del Napoli. Anche questa partita, questa finale, la trasmetteremo in diretta streaming, come quella probabilmente attesissima, il piatto forte della Juniores.
altra squadra scudettata in campo, la Fenice, che se la vedrà con la Roma Torino alle 18.30. Ultimi secondi di questa finale, poi le premiazioni, e vi ricordiamo di rimanere con noi per le interviste ai due tecnici a bordo campo. Peterlini non controlla questo pallone. 13 al termine, freme la panchina della Meridiana. Può segnare l'ultimo gol la Sacra Famiglia con Tognotti, poi Magdar. Voltolini, suona la sirena. La Meridiana è campione d'Italia con i giovanissimi per la seconda volta nella sua storia, grazie alla vittoria per 8-2 contro la Sacra Famiglia, nel segno di un grande giocatore, ovvero D'Arrigo, che ha deciso questa finale con 4 gol, a segno anche Rinaudo, Pulvirenti con una doppietta e Di Grazia. Inutile le reti della Sacra Famiglia con Onzaga e poi ancora una volta Onzaga, sicuramente il migliore dei suoi. Vince dunque la Meridiana 8-2 contro la Sacra Famiglia. Rimanete con noi per le interviste finali a bordo del campo. Squadra seconda, classifica, arriva l'ora.
Mister Rizzello della Sacra Famiglia, Fasanelli della Sacra Famiglia, mi correggo, è stata una manifestazione ottima per voi, no? Siete partiti dal basso e avete ottenuto il massimo risultato, forse più di questo di fronte a una grande la Meridiana non si poteva fare, ma essere arrivati fin qui è stato già un successo. E certamente riconosciamo senz'altro il merito della Meridiana, anche perché per noi è un'esperienza, diciamo, quasi prima e unica come è successo. Per noi il secondo posto era un sogno, abbiamo solo un alibi, abbiamo portato pochissimi del primo anno e molti del secondo. La nostra speranza è quella di ritornare, seppure in formazione migliore di questa volta. E comunque, è vero. Ecco, e con questo ringrazio la federazione, l'organizzazione, i miei collaboratori, il signor Rizzello secondo e il presidente Dal Fiume, Luca Dal Fiume. E questo penso che sia sufficiente. E allora appuntamento al prossimo anno. Grazie, è un augurio che accetto volentieri. Grazie mille a Fasanelli, siamo pronti, arrivederci, possiamo lasciarla andare negli spogliatoi, siamo pronti ad accogliere il tecnico della Meridiana D'Arrigo. Allora, innanzitutto complimenti, perché avete dimostrato di essere una grande squadra, complimenti e bentornati dai grandi, perché siete stati campioni d'Italia 2 anni fa. L'applauso che vi voglio fare io è che avete un grandissimo giocatore che credo sia tuo figlio. Doppia soddisfazione quando mi ricordo. Abbiamo parlato bene di lui in telecronaca dicendo che l'hai cresciuto bene, ma soprattutto avete un contorno straordinario, perché quando hai messo anche quelle che tra virgolette possiamo considerare le seconde linee, il livello non si è abbassato assolutamente, anzi forse erano meglio degli altri. Sì, su questo sì, sono tutti su una linea, tutti su una mentalità e quindi crescono così i ragazzi da noi. Facciamo crescere, facciamo calcio a 11, cresciamo col calcio a 11, però nel calcio a 5 ci direttiamo abbastanza bene. 2 anni fa avete vinto, che successo è invece quello di quest'anno? Ma si dice che il successo, quello presente, è sempre quello più bello. Una dedica, mister? Una dedica ai ragazzi, allo staff e a tutti quanti quelli che ci hanno seguito oggi in streaming. Grazie e complimenti. Chiudiamo qui per il momento la finale dei giovanissimi, ci ritroviamo tra poche ore con quella degli allievi, a tra poco. Grazie.